Ho sempre realizzato dei video per me, per YouTube, e questa cosa non mi andava più bene, quindi benvenuti su Maker. In questa serie vi racconterò i miei lavori da videomaker e in questo momento, da una linea da zero a pro, penso di essere qui, circa a metà. Vi ricordo di supportare la serie perché non si ferma qui, perché ad un raggiungimento di 100 like, altri 100 like o altro, compreremo le luci, il cavalletto, la Sony A6600, che vi ricordo che non è la fine di questa saga, ma è l'inizio, perché poi verranno tutti i nuovi gadget per la macchina. Piccolo spoiler, solo per te, ho già comprato un gadget, perché ho visto il grandissimo supporto lasciato nel primo episodio che ti lascio qui su, e quindi ho deciso di premiarvi con un unboxing, ma che non vi mostrerò in questo video, ma nel prossimo, sempre di questa serie, perché ho fatto delle robe fighe come creare un green screen con 3€, ho comprato anche alcuni fondali molto interessanti e ve li presenterò in quel video, quindi iscriviti per vedere subito il prossimo episodio. Ma adesso vi racconto come ho creato il mio primo videoclip. Abbiamo iniziato le riprese quasi all'una e ci siamo organizzati su come procedere. La cosa migliore ovviamente era seguire lo script che mi ero prontamente preparato prima, in fretta e in furia in realtà, perché la cosa è nata completamente all'improvviso e ovviamente sono stato super accollativo. Essendo un freestyle non ho dato una storia vera e propria a questo video, cosa che in realtà avrei fatto se fosse stata una canzone vera. Lasciando stare piccoli imprevisti, siamo partiti. Volevo partire tu, Samu. Ancora chiusi in studio. Moda voi schifo, gente mi guarda. Posso. Ce l'abbiamo. A posto. Meff, ti sei mosso. Ovviamente un freestyle, e quindi volevo un cazzo di microfono che scendesse. Quindi cosa ho fatto? Il mio microfono, corda per saltare, spam, ecco il microfono col filo che scende. In questo lavoro sì, utile saper utilizzare la macchina fotografica e editare, ma la creatività non solo al PC, ma anche per creare l'ambient. Ricordatevelo sempre. Questo lo voglio registrare. Come cazzo devo farlo? Quando diventerai famoso riguarderai questa scena. Così siete troppo. No, no, in realtà così non siete, lascialo così. Lo tengo così, no? Come preferisci tu, lo puoi anche muovere in caso. Dimmi quando arriviamo a 30 secondi che faccio lo swoosh. Transition. Quindi allora, adesso lascia il microfono, anzi facciamo tutte ste robe che facciamo che arriva il microfono, secondo me, così. Esatto, arriva il microfono in caso tipo te lo sistemi. Secondo me mi devi prendere qui. Arrivi qua, ti sistemi il microfono magari che tipo te lo alzi e te lo abbassi come abbiamo fatto prima. Così. Esatto. Te lo sistemi. Ok, okay. E fai tutte quelle robe lì. Che si chiamano skit. No, no, prima corri a ci gioca. Fra, ti devi avvicinare, Mare, non vado a tempo. In caso, mettila qua la cassa. No, mettila, no, mettila a terra. La cassa. Per il ritornello volevo qualcosa di impattante, come che lui salta e arriva saltando, volando, una roba del genere. Allora, nel video, se lo guardi non editato, è uscita una roba molto cringe, però nel videoclip è uscita una cosa abbastanza figa. Ti butti qua e camminiamo sempre. Mi alzo e camminiamo, va bene. La canzone? No! Cosa? Non stavo registrando. Mi lancio di sempre. Dai, dovevo sbagliare anche io se c'era qualcosa. No, però non stavo registrando. No, però stai scherzando, io rilanciati, no? Sono 12 anni di vita, devo no, fare questa cosa. Ecco, il bello della diretta è mi ero dimenticato a cliccare il rec. E scusami, Omar, ti voglio bene. Ma nonostante tutto, le riprese erano venute abbastanza bene. Ma in me c'era un dubbio. Ma queste riprese al buio, e comunque riprendere al buio è complicato. La mia domanda era, queste riprese al buio saranno venute bene? È arrivata la parte decisiva, quindi dove si vanno a vedere le clip e vediamo come sono venute. Ho un po' di paura, perché riprendere al buio è difficile, di avere l'attrezzatura e le cose. E comunque lo sapete che io sto iniziando adesso, quindi non ho una grandissima attrezzatura. E comunque non ho molta dimestichezza con le macchine. Con questa macchina, sì, al computer sì, me la cavo anche abbastanza bene a editare. Però per quanto riguarda la videocamera in sé, devo ancora imparare. Vediamo come sono venute queste clip. Capiamo se le riprese sono venute bene oppure una merda incredibile, vediamo. Ok, ci sta, ci sta. Va benissimo. Aspetta. Vai, bella questa. Minchia, questa fatta tutta veloce verrà fighissima. Sì, questa imposta la facciamo diventare una cosa incredibile. News della settimana, amico, mettimi a fuoco. Comunque, nel frattempo mi metto a fuoco, vi dico, il video sta proseguendo e sta venendo anche abbastanza bene. Dovrei guardare lì, non me stesso lì. E sta venendo molto figo. Per essere il mio primo videoclip, credo che stia venendo molto molto figo. Adesso l'ho montato, ma non ve lo faccio vedere. E ho fatto il premontato, adesso devo mettere tutti gli effetti, le cose, e non so se fa la color correction. Ho scoperto di essere daltonico e credo protanopia, non so come si pronunci. Comunque una di quelle robe lì, ma una cosa molto lieve, diciamo, più che altro sui rossi e sui verdi. Tonalità della pelle, il rosso c'entra. Grazie a Mari per me, ma noi ci vediamo dopo.
Ai mannaggia la puttana. Anche stavolta era l'una e come tutto è iniziato a l'una doveva anche finire a quell'ora. E cari amici, un'ora circa e mezza dopo era tutto finito. News, alla fine ieri sera ho finito il video, quindi tantissima roba. E adesso l'ho mandato a White e mi ha detto che vuole cambiare il font. Vabbè, l'avevo messo un po' così perché era notte. Ho detto vabbè dai, mettiamo questo in caso lo cambiamo. E vuole fare anche la color correction. Però adesso proviamo a fare qualcosa, magari non color correction, ma sistemiamo qualcosina, vediamo cosa possiamo fare, andiamo. Essendo il mio primo videoclip, volevo chiedere un voto a White e quindi è quello che ho fatto. La fase di editing non è stata per niente complicata, anzi molto lineare, semplice, fluida. Ho messo tutte le clip perché poi durante le registrazioni come mi sono comportato. L'idea era di registrare solo quella clip di quella strofa che mi ero prefissato, però poi ho detto aspetta, facciamoci fare tutta la canzone in queste diverse posizioni, così almeno poi ho più libertà nel montaggio. Ed è quel che ho fatto, infatti poi lo script è stato un pochettino cambiato, diciamo. Ho preso scene di qua, scene di là, quelle che secondo me erano venute meglio e che alla fine inaspettatamente ci stavano anche meglio in quella parte. In queste settimane ho realizzato diversi spot e sto prendendo anche mano con la cam. Infatti questo video è stato realizzato in automatico, cosa sbagliatissima, so che mi odieranno tutti i videomaker, ma raga, io al computer me la cavo, ma con la cam per il momento no. Però vi ripeto, ci sto prendendo mano e onestamente già noto la differenza. Registrare in manuale, quindi non hai sbalzi di colore, sbalzo di qualsiasi cosa, è stracomoda. E quindi, cosa ho imparato da questo primo videoclip che ho realizzato? Utilizzare la registrazione in manuale. Questo perché? Perché se andate in diverse clip, la colorazione è diversa. Nella clip magari si vede in una maniera, nell'altra clip invece in maniera diversa. Questo perché la cam, essendo in automatico, fa un po' il cazzo che gli pare. Invece se tu imposti quello, è quello sempre. Una piccola chicca che nessuno si immaginerà, ma che è veramente importante, pensare alle clip finali. Ho pensato all'inizio, ho pensato alla metà del video, ho pensato a tutto, ma non alle clip finali. Arrivato lì ho detto, ma che cazzo ci mette? Mi sono messo a cercare clip come un pazzo dannato. Quindi raga, come pensate all'inizio, come pensate alla metà del video, pensate anche alle clip finali. Magari sarò coglione io che me lo sono scordato, però io per correttezza ve lo dico. Comunque, per questo video è tutto, vi ricordo di supportare la serie perché i prossimi unboxing sono Cavalletto e Sony Alpha A6600, quindi tanta roba. Piccolo spoiler, solo per voi, ovviamente ho messo già nel carrello un po' di robe. Vabbè, la Sony, la maniglia, il cage, la maniglia sopra e altre robette. Ma di questo ne parleremo più avanti, quindi mi raccomando, supportate, condividete ed iscrivetevi per fare tutta questa roba insieme. E vi ricordo anche di darmi dei consigli. Io posso imparare qualcosa da voi, ma voi potete impararla da me, quindi consigliatemi. Ciao!